benvenuti al nuovo video Saldi Estivi 2016 parte 2. E penso ultima tranche, anche perché se l'altra volta mi ero un po' contenuta, stavolta un po' meno, diciamo. E oggi è sabato 30 luglio, sì, e stamattina ho fatto l'ultimo giro di shopping a Vicenza, a Chiavi. Ciao Chiavi, ti amo. E invece le altre cose le ho prese domenica, sabato scorso, non mi ricordo più. E finalmente sono andata al centro commerciale Verona 1 da CEA. Tanto amore, ci amo anche te, tanto amore. E quindi ho questa settimana di acquisti. Ho sempre la radio in sottofondo, a me sembra mediamente bassa e spero che non si senta troppo da disturbare. Spero che si senta la mia voce, eventualmente scusate se è troppo alta, disturba. Il video sarà lungo, molto lungo, perché come dicevo su Instagram le mie figliole, ciao, vi amo, e cercherò di farvi vedere i capi indossati, forse, ci provo, vediamo. Il video lo giro, vediamo se riesco a metterci anche i pezzi con i capi indossati, quindi già sapete che purtroppo i miei video vengono lunghi perché ciaccolo, chiacchierò, e quindi sapete già. E se non vi piacciono i video lunghi, ma qui dov'è? Qui c'è la lunghezza, mi sembra, avrete già visto che è lungo, quindi se non vi piace, senza mettere non mi piace, che c'è uno, secondo me è uno, che mi mette non mi piace tutti i miei video di shopping, quegli altri no, tutti quelli di shopping, che sei il mio commercialista, sei mia mamma, e vado a lavorare con i miei soldini, ci faccio quello che voglio, ok? Se io voglio investirli, investiti in scarpe, sono cavoli miei, ci faccio quello che voglio, bisogna far girare l'economia, tu, vabbè, basta, così, chiusa parentesi. Cominciamo, allora, qua dietro vedete già un po' di cose esposte. Allora, vediamo, sì, sabato sono andata da CA, naturalmente, H&M, ho preso solo una cosa, Zara, e Stella Z, basta? Sì, mi sembra, e basta, sì, perché ero con mia mamma, quindi ho fatto molto velocemente, e non sono andata da scarpe e scarpe, cioè sono andata però di corsa. Ho visto le mie scarpe rosse, sono ancora là. Arriveranno anche quelle. Sì, quelle ce le ho in testa, sicuramente le compro. Avvisiamo già il commercialista che comprerò le scarpe rosse. Bene. E sandali. E basta, comincio perché è già passato tantissimo tempo, non ho detto niente. Allora, comincio da H&M, prima cosa. E ribadisco il concetto H&M, molto delusione, anche delle cose nuove, insomma, ma i saldi, boh, ogni anno peggio, cioè io ho visto in saldo cose che ho comprato in saldo l'anno scorso e addirittura 2 anni fa, e sono sempre quelle, e non so, boh, cioè, vabbè. E ho preso questo abito, che avevo visto sempre nel gruppo delle chiattone, che l'ha presa una ragazza, ciao Laura se mi guardi, e l'ho visto adesso e lei ha detto aspetta che vado a vedere, no anzi questo non l'ho neanche preso lì, perché lì non c'era, a Verona 1 non c'era, questo l'ho preso alle Corti Venete, dove sono andata domenica, a Verona 1 sono andata sabato scorso, invece alle Corti Venete ci sono andata domenica, apposta per questo vestito, perché e sapevo che lei l'aveva preso lì e quindi sono andata lì e c'erano gli ultimi 2, quindi. Infatti questo è una taglia 44 che sarebbe una 48 italiana e invece la più grande è la 46, però c'era solo questa e una 38, una roba del genere, però l'ho provato e mi andava bene comunque, quindi va bene, e è della linea Conscious, costava 29,99 e con questo meraviglioso sconto, cioè uno sconto veramente da far girare la testa, è stato scontato ben del 33% a 20 euro, e ce n'è, te lo dico, io l'ho preso solo perché c'era solo questo, se no col cacchio che 20 euro lo prendevo, ma siccome mi ero inflippata, per me, per tua fortuna mi ero inflippata di prenderlo a tutti i costi, scusa Freddy, e l'ho preso, se no col cavolo,
E vabbè, è offetto jeans, però è del cotone, quello riciclato, non so se avete presente. Sembra di jeans, ma è di cotone. E qui appunto ha le manichine così, è a V, e si stringe in vita, ha l'elastico con questa specie di cinturina, e poi va giù abbastanza lungo, come lunghezza, diciamo, per me che sono nana, arriva quasi alla caviglia. Per un'alta normale magari arriva sotto il ginocchio, non lo so. E ecco, solo questo. Poi, mamma, scusate, c'è caldissimo anche oggi, sono sempre qui in posizione col casino dietro, finestra, ventola e morte. Va bene, allora faccio vedere, sì, direi Zara, cioè Zara, aspetta che non è uno dei miei negozi, anzi, non capisco, ci sono certe che vanno matte, cioè, tipo io con CA più o meno, certe vanno matte, io da Zara, tipo, zero, però ogni tanto, come dicevo, io purtroppo trovo sempre qualcosa da comprare e anche lì gira e rigira ho trovato due cose. Allora, questa è della nuova collezione, non è in saldo, però era bellina e mi stava bene, quindi. E è questa canotta tipo di lamè con base nera e questo rosetto violetto, non so, metallizzato. Aspetta che a me è metallizzato. Yeah. Non come il pizzo, ma poco ci manca. E non so se si vede, sì, adesso si vede. E dietro è più scollata che davanti, ma come lunghezza è lunga normale. E questa 12,95, quindi anche se è della nuova collezione ci poteva stare. E invece in saldo ho preso questo che ho sempre visto sul famoso gruppo. Ciao Sabrina. Questo giochino tutto di pizzo. Ah, bellissimo. È corto purtroppo, vabbè, pazienza, sopravviverò. E ha il polsino così chiuso, è proprio tutto di pizzo, fatto tipo bomber, diciamo, una specie di bomberino, però tutto pizzoso. E questo saldato, allora costava 19,95, l'ho pagato 9,99, quindi per 10 euro, contando anche che ci sto come taglia, ci sto, e assolutamente sì. C'era anche, sempre fatto così tipo bomberino, di una stoffa tutta plissettata, rosa confetto, bellissimo, però quello mi sembra che fosse una nuova collezione, non saldo, quindi no. E vabbè, e signor Zara, ciao, ogni tanto riesco per sbaglio a comprarci qualcosa. Poi il grande danno, eccocelo qua, il grande danno di CA. Allora, cominciamo le cose qua dentro, calzetti, che sapete, calzetti non bastano mai nella vita, come i soldi, calzetti non bastano mai. E questi sono 10, li ho pagati, momento, calze 7 euro di 10 paia, sono quelli cortini, corti proprio corti, vabbè, e di tutti questi colori molto estivi come potete vedere. E vabbè, poi nuova collezione, sì, ma faccio vedere solo questo che è delle cose nuove, il resto è tutto saldo, però mi piaceva. Allora, questo l'ho preso nel reparto Plus, che io di solito non trovo niente perché, scusate, ma anche da H&M, ma da CA di più, reparto Plus, ci sono solo tende da circo, cose da vecchia, mi dispiace, ma è la verità. Per fortuna le taglie normali sono molto abbondanti, perciò si riesce a prendere lo stesso. Invece nel reparto Plus ho trovato questa maglia che è tipo un color cuoio, sì, e dietro così, con tutto l'incrocio sulla schiena e davanti con questo disegno, va giù bella lunga, più lunga ai lati, e ha scritto davanti: "Everything you want is on the other side of fear." Tutto quello che vuoi è dall'altra parte della paura, cioè sull'altro lato rispetto alla paura. Traduzione molto maccheronica.
E vabbè, costava 12 euro prezzo pieno, perciò sì, era fattibile. Poi comunque questa è da leggings, è bella leggera, quindi sì. Adesso cominciamo con i saldi. E saldi di CA, meno dell'anno scorso, devo dire. Ho visto tante cose della nuova collezione, belle, 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 belle. Che poi non capisco perché, cioè mi metti nuova collezione, roba estiva. Cioè c'erano i vestitini, le tutine, le canottiere, roba nuova, in saldo, accanto a altre cose estive. Cioè, metti, scusate, cose della nuova collezione estive non in saldo, accanto ad altre cose estive in saldo. Boh, vabbè, cose loro. Allora, ho preso questa canotta lunga, 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 lunga da leggings, bel turchese con questo incrocio davanti e dietro è tutta liscia, ha solo il piccolo oblò. E queste le ha fatte anche H&M l'anno scorso. Infatti io ce l'ho non lunga da leggings, lunga normale, nera, con questa trama uguale, precisa, precisa, che è quella che mi ero portata anche in Scozia, infatti in tante foto ce l'ho e non la trovo più. È sparita, non lo so. Facendo il cambio dell'armadio è scappata di casa. Questa costava 12, l'ho pagata 7,90. È passato un sacco di tempo, è meglio che mi do uno sbrego, come si dice dalle parti mie, perché se no qua arriviamo a Natale, altro che saldi. Poi questa, che ebbene sì, assomiglia a quella che ho preso dai cinesi. Sì, me lo dico da sola perché me ne sono accorta, è vero, però l'altra aveva l'incrocio dietro, tutto quello che non riuscivo a mettere a posto. Invece questa ha questa specie di sutura su tutta la lunghezza della schiena, che è proprio, cioè si apre, non è finta. Invece davanti è liscia, dritta, è sempre lunga, lunga da leggings, anche questa rosso fuoco. E anche questa costava 12 euro, 7,90. Poi passiamo ai vestiti, agli abiti. Allora, questo vi è familiare? Sì, perché è uguale a questo. Infatti questo l'ho preso l'anno scorso, non ai saldi, questo l'ho preso a prezzo pieno, che veniva a 12 euro, 15. 15, questo l'ho preso l'anno scorso, è uguale, identico, con le taschine così, con il tutto dietro. Quest'anno l'ho preso così pixelloso sui toni del fuoco, diciamo, sono tutte le tonalità del fuoco, un po' autunnale, un po' estivo, va bene. E questo appunto costava 15 euro invece 9,90. Non guardate, lo smalto è rovinato, che mi sta facendo penare. Gli smalti che passano belli per 2 giorni e poi fanno schifo, vengono via a scaglia, pezzi, fanno schifo. Sempre il loro fratellino, sempre lui, e sempre col tutto dietro. E questo invece è una taglia M, perché c'era solo lui, e sempre da 15 a 9,90. Non so, io odio il giallo, però non so perché questa combinazione qua mi faceva estate, questo giallo e nero così da ape maia, non so, faceva estate. Vestito qui, sì, e questi colorini tutti picciu picciu che ha l'apertura davanti, quei brillantini, no, con una specie di borchette, e anche dietro, e sempre l'elastico in vita, poi è lungo, 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 lungo metà ginocchio, diciamo. E questo
costava 19,790, questo è un bello sconto. E poi ultimo giro di sabato, Stella Z. Ho svaligiato Stella Z. Anche la ragazza, che non mi ricordo come ti chiami, ciao se mi guardi, non si vede che non ti piacciono gli orecchini. No, non mi piacciono gli orecchini, ho solo questa piccola malattia. Allora, partiamo da quello che non è orecchini. Si è ingrappato tutto. Ho preso questo bracciolettino che ha queste, credo sia una specie di acquamarina grezza, non so, e queste specie di quarzetti, ma questi penso siano plastichina, e 2,10 euro. Poi questi orecchini con la questa pietra di similvetro nera con i riflessi dorati e bianchetti, 1,20. Poi belle ste pubblicità finché faccio il video bene. Questi che mi piacevano belli leggeri sull'argento con tutte queste pietrine bianche e blu, e queste 3 euro, un po' più costose. Poi queste sempre sull'argento e il blu, che ha la pallina con dentro le pietrine blu, non so se si vedono, e questa 1,50. poi questi argento con i cosetti di specie di brillantini bianchi, la lavatrice ha finito nel frattempo se vi interessa. E questo mi sa che era nuovo, forse c'è 4,99, non c'è il prezzo scontato, forse questo era nuovo, adesso guardo sullo scontrino. Questi belli leggeri dorati con questi, non so se vedo, sì, i quadrati sembrano tipo le sottopentole di una volta, non so, sul doratino, leggeri 1,20. Questi li avrei preferiti argentati perché mi piace più l'argento, però vabbè, non ci stava. Poi questi sempre tipo in similvetro con i disegnetti neri, 1,20. Quasi finiti, questi cuoricini in tipo effetto bronzo, leggerissimi, 1,20. E questi, giratevi però, ah no, leggera così, questi sempre sul doratino con le pietrine bianco sporco lattiginoso, e qui non so se si vede, sì, c'è la pietrina fatta a forma di stellina davanti, stellina, 1,80. E basta. Allora, passiamo al giro di oggi. Faccio vedere prima, arriva un attimo che è distante, prima donna, e un attimo come ti dico. E prima donna, ho preso un paio di sandali comodi, sempre per andare a lavorare a Venezia, sapete, mi servono cose comode e fresche. Io ne ho già un po', però erano brutti, cioè sono proprio quelli da turista tedesca. Allora ne cercavo un paio un po' più carine, perché se magari vado a lavorare con i vestiti, visto che quest'anno non ho dei vestiti, e mi serviva una roba un po' più bellina, questo diciamo che è il compromesso che ho trovato finora, finché non troverò altro. E sono comode perché sono comunque di gomma morbide, qui sono morbide, e sono così argentate e nere. E insomma, comode, sono comode, e comunque è la cosa principale che mi interessa, è proprio la comodità, perché sennò muoio. E però le volevo anche belline, insomma. E queste le ho pagate 19,99, e non mi ricordo quanto costassero, prezzo pieno mi sembra 29,99, quando, non so se erano scontate al 50, boh, non mi ricordo, e comunque va bene. E poi Chiabi, I love you. E da Chiabi ho preso una cosa che farò vedere per ultima, anche perché è a prezzo pieno, però la cercavo da una vita, quindi la farò vedere per ultima.
E il resto mi sembra tutto in saldo, quasi tutto in saldo. Mamma che lungo sto video, sto morendo. Vabbè, ho preso una spazzola, se mi interessa, 3 euro. perché la mia ormai è morta, che è bianca con tutti i fiorellini così. Così. E poi vediamo. Mia mamma si era presa anche la spazzolina, quella da borsetta, con lo specchietto incorporato, 2 euro, se mi interessa, se li cercate, lì ci sono. Allora, vediamo, ho preso questa, ah no, questa a prezzo intero, questa è nuova. Sì, infatti non è da usare adesso. È colore, mai visto? Non ve lo dico che colore è, perché lo, si vede, solo che è, ha tutto il filato argentato, metallizzato all'interno, e dietro così ha... all'incrocio, molto bella, e 13 euro. Poi questa anche è figa, la facciamo vedere dopo. Poi ho preso due pigiami, e vabbè, questo è uno, questi sono i pantaloncini col bordino arancione, e questa è la sua maglietta, cioè la canotta sempre arancione col pizzetto qui, e come si vede, ah, 16 euro, avevo letto 6, scusate, 16 euro nel reparto blues, avevo letto 6 euro, dico vabbè, ok, come non detto, questo, un attimo, questo invece 6 euro davvero, sì, è sempre un altro pigiama, questo verde acqua, ah, pantaloncino è semplice, non ha niente. Invece la canotta ha, vediamo se si vede il disegno, magari se lo metto giusto si vede anche, ha la palma, l'ananas e il fenicottero, good vibes, che sono le flippe di quest'estate, mi sembra. Poi ho preso un paio di leggings a 3/4, verde acqua, perché il nero non c'era la mia taglia, 8 euro. Dov'è 8 euro? 8 euro. Poi anche questa delle cose nuove, ho fatto questi pochi, però era bellina questa maglia con tutto il pizzo qui, il pizzo lì, pizzo su, pizzo giù, e comunque insomma 13 euro. Poi questa in saldo, sì, questa è per la mezza stagione, che è girata su così, che l'ha commessa, me l'ha girata così, perché un attimo, le sì. Allora, questa è la mezza stagione, perché è una specie di lanetta, però è trasparentina, quindi per la mezza stagione va bene. Qui non so se si vede che ha a rilievo, sì, ha queste decorazioni che sembrano fatte tipo di gomma. E poi vabbè, è giù liscia, invece dietro è fatta così, è tipo doppia, e qui è più bassa, poi ha queste due tende e qui resta il buco. E questa costava 18, invece era scontata del 50%, quindi 9 euro. Poi ho preso questa scontata, bella, e ovviamente non per adesso, per l'autunno, però là io questa ce l'avevo quando ero magra, ce l'avevo fatta così uguale, era bellissima. Questa, diciamo, quasi minigonna, non è una minigonna perché arriva alle ginocchia, qualche centimetro sopra le ginocchia, però facciamo finta sia una minigonna, una gonna, dai, di finta scamosciata. Questa è il davanti con le taschine, invece dietro è liscia e morbida, bella elasticizzata. E questa bella, è un po' cortina, però tanto questa la metto d'inverno e in autunno con le calze scure sotto, quindi chi se ne. E questa costava 18 euro, sempre scontata del 50%, quindi 9 euro. E poi, acqua, almeno scontrino, sparito, più. Scontrino. Sì, 9 euro, pigiama 16, però la cosa più bella è questa. Pronti? Attenti? Via!
La giacca di similpelle. Bordeaux. Cioè, e poi scusate se è poco, 20 euro. Acquistone, acquistone, acquistone. Quanto è bello. Cioè, adesso la morte in diretta, attenzione. Aiuto. Si chiude, che non voglio morire del tutto. Cioè, è bellissimo. E vabbè. E allora, so che avevo promesso, diciamo così, i capi indossati, però è già lunghissimo così il video, quindi portate pazienza, ma non insisto oltre. E no, magari se vi interessa vedere. Perché ho sta faccia? Why? Vabbè, se vi interessa vedere qualche capo in particolare indossato, magari me lo dite, faccio magari un mini outfit veloce con quel capo, perché già così non sarà venuto mezz'ora di video, non so se ci metto anche tutti i pezzi dei capi indossati, portate pazienza, ma no, YouTube non me la fa caricare per raggiunti i limiti. E ecco, ho fatto vedere tante cose, però insomma, poi adesso in teoria basta, mi fermo in teoria, quindi va bene così. E spero di avervi fatto vedere delle cose carine, interessanti, avervi fatto venire voglia di far shopping, che dobbiamo far girare l'economia. E niente, ditemi magari cosa vi è piaciuto di più. Fatemi sempre sapere i vostri saldi, come stanno andando, e se andate in vacanza dove andate, cosa fate di bello. Niente, parole a vanvera. Un attimo, mi sto mettendone nella corrente aria. E basta, ho già parlato abbastanza. Grazie per aver guardato il video, se siete arrivate fino a qui, bacio grande. E saluto le mie fedeli seguitrici iscritte, e saluto quelle nuove che sono arrivate qui per caso, magari vogliono iscriversi o anche solo mettere mi piace al video. E seguitemi sempre su Facebook e su Instagram, soprattutto su Instagram, e mandatemi un bonifico. No dai, basta parlare! Lappi, basta. Ciao, baciati!